Un volo di farfalle anche per Pasqua? Perché no? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video bellissimo. Diciamo che tra tutti i video di Pasqua, sapete, per le ricorrenze io faccio tanti video basic, poi ne faccio sempre uno dove c'è da impegnarsi un attimino di più, ma perché quello che ne viene fuori è un oggetto assai più pregiato di quelli che di solito vi propongo di fare. Il materiale non è tanto da avere, perché è anche tutto molto sostituibile, ma è l'idea da sfruttare. Oggi userò degli stencil per fare le farfalle e apporrò queste farfalle su un uovo di gesso. So che mi state chiedendo tutti dove compri l'uovo di gesso. Se trovo il link ve lo metto qua sotto nel box informazioni, se no vuol dire che non lo so. L'ho comprato io a Catania in un negozio che ha chiuso, quindi non so neanche indirizzare i miei concittadini. Di solito i negozi di belle arti ce le hanno queste cose. Comunque, se non doveste trovarle, sbirciate nell'info box, perché se lo trovo vi metto il link. Bene, quest'uovo di gesso sarà un uovo prezioso incastonato da un dorato volo di farfalle. Se vi ho incuriosito, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per un altro video dedicato alla decorazione di interni, legato in qualche maniera anche al concetto pasquale, più che in qualche maniera, perché il soggetto del nostro video sarà un uovo in gesso. Oggi faremo un uovo decorato con delle farfalle. Mi ispirerò un po' alla Lick, un po' all'arte l'acca giapponese, insomma ho un'idea mia, diciamo così, e utilizzerò per rendere speciale il mio uovo questi stencil che sono meravigliosi. Io vi ho parlato più volte degli stencil della Bobanni. L'azienda non mi paga per dire questo, la Bobanni mi ha mandato 200 miliardi di prodotti, ma se io poi alla fine dovessi scegliere il prodotto che più mi ha stupito, forse lo stencil sono degli stencil molto particolari, perché sono degli stencil in silicone che aderiscono, non si appiccicano, aderiscono completamente alla superficie, rendendo facile il passaggio del pennello, della mestica, la stesura. Insomma, sono dei bellissimi stencil. Se trovo un link conveniente ve lo metto qua sotto nell'info box, perché costano già di loro tanto e in più in Italia io non so sinceramente chi li distribuisca. Poi mi occorreranno una spatolina, dei pennelli, dei colori acrilici, userò quelli della Ferrari, nei colori del verde, del blu, e voglio rifinire il mio uovo con questo prodotto della Ferrari che è molto bello e che io ho usato pochissimo, ma che voglio farvi vedere perché è molto indicato per le cose che vogliamo fare diventare simil smaltate o molto vetrose e lucide. Si chiama Deco Glass Volume, è una pasta colorata che dà appunto volume e anche l'effetto glass, vetro, all'oggetto su cui la si stende. È adatta anche alle tele, ma è bellissima, cioè secondo me ha il suo massimo risultato sugli oggetti tipo uova, piatti e oggetti vari. Decorerò questo vaso con doratura a missione, quindi userò una doratura all'alcol. Questa della Ferrari è ottima, sì, me l'ha mandata l'azienda, ma non ve lo sto dicendo per questo, ma è ottima. Diciamo che tutti i prodotti che vedete su questo tavolo me li hanno mandati varie aziende, ma ve ne sto parlando perché sono dei prodotti che io avrei usato anche se non me li avessero mandati. L'uovo l'ho comprato io. Ho comprato io anche l'oro in fogli che servirà per decorare, e il cuscinetto da doratore che servirà anche per decorare. Mi servirà anche un gesso acrilico. Uso questo acrilico Memeri, molto buono, non me l'ha inviato l'azienda, ve lo consiglio perché è buono. Poi serviranno come strumenti delle pezzette, dei bicchierini per i colori, un bel po' di cose. Cominciamo innanzitutto dalla fase numero 1, la preparazione
dell'uomo. In questo momento le cose che ci occorrono sono queste: stencil, spatola e gesso. Allora, io voglio fare quest'uovo tutto rivestito con farfalle in volo e voglio che queste farfalle vengano un po' fuori dalla base dell'uovo. Quindi metterò gli stencil, quindi passerò sopra con il gesso per dare una sorta di tridimensionalità. Vado mettendole un po' a fantasia. E ora capirete perché mi piacciono questi stencil. Perché stanno su da soli, ovviamente qui la superficie è curva, quindi non aderiranno completamente. Sarò io che li spiegherò man mano che passo il gesso a mio piacere, però intanto per capire la composizione loro aiutano. Ok, attaccati tutti i miei stencil a creare un bel movimento di farfalle, quindi su tutto l'uovo, prendo il mio gesso, quindi lo prendo con la spatola. È un gesso acrilico, ma voi potete utilizzare anche il gesso che vi ho insegnato a fare, insomma quello con il gesso di Bologna, e do una bella spatolata dritta dove ci sono le farfalle, così, cioè riempio i buchi ma non le sovrasto di prodotto, anche perché poi devo eliminarle dal contesto, non devono rimanere appiccicate, mentre continuo poi, ecco così, su tutto il resto con delle spatolate abbastanza mosse che rimarranno sul mio oggetto. Devo essere abbastanza veloce perché questo gesso asciuga abbastanza rapidamente e io devo man mano rimuovere le mie farfalle. Lo farò riempiendo via via le porzioni, nel senso, vedete, ho cominciato dall'alto e andrò scendendo. Questo andamento mosso renderà l'uovo pieno anche dove non ci sono farfalle. In realtà la farfalla vera e propria sarà data dall'essere liscio della superficie su cui invece poggiava lo stencil. Comincio a rimuovere le farfalle e metto a bagno gli stencil. Rimuovo la mia prima farfalla. Piano piano ne prendo un'ala e tiro via. Voilà, e rimuovo anche la seconda farfalla. Bene, continuo quindi a riempire la mia farfalla, stando attenta a non andare ad intaccare le forme che già abbiamo creato. Non mi rimane che lasciare l'uovo così fino a che non sarà del tutto asciutto. Ci vediamo dopo. Ok, trascorse un paio di ore, il nostro uovo è così. Lo so, è già bellissimo così, vero? Ma io ho detto che voglio metterlo in camera e quindi voglio dorarlo. Procederò quindi con un pennello scarsissimo a passare su tutto l'uovo della missione. Userò una missione ad alcol. Sì, questa è ottima perché è una missione istantanea, però a differenza del 98% delle missioni istantanee che ho provato, è l'unica, diciamo, che fa prendere bene l'oro. E allora passo su tutto in maniera abbastanza copiosa. La missione copiosa ma non trabordante, deve essere bagnato l'uovo e quindi diventare appiccicoso ma non inondato di missione. Io vado di oro perché la mia camera da letto è con l'oro, ma se voi avete una casa più moderna vi suggerisco l'argento. Ecco qui il mio cuscinetto e il mio libretto di oro. Sto usando un oro francese, un oro finto. Allora, prendo il foglio d'oro, qui andrò proprio in maniera selvatica, prendo il foglio d'oro e lo poggio e con un batuffolo di cotone idrofilo vado a
pressare il mio oro sull'uovo. Non vi preoccupate di eventuali fessurazioni dell'oro, andate avanti, tanto qua dobbiamo ridipingere tutto. L'oro sarà soltanto una patina metallica che metterò sotto per far rilucere in qualche maniera i miei colori che andrò ad apporre poi sopra. Non vi azzardate mai a fare una doratura di questo genere con metalli preziosi come oro zecchino o argento vero, sarebbe uno scempio, eh? Bene, con un pennellone, adesso anche uno da trucco come vedete naturalmente pulito, cominciate a spolverare l'oro in eccesso. Okay. A questo punto devo ritrovare le mie farfalle che si sono un pochino perse in questo mare d'oro. Prendo il nero ad acrilico. Prendo anche un po' d'acqua e non mi interessa se l'acqua ossida la foglia d'oro, perché anzi in questo oggetto che l'oro si ossidi gioca a mio favore, lo rende più interessante, motivo per cui non sto patinando con la gomma lacca, perché avrei potuto proteggere l'oro con gomma lacca e poi proseguire, invece sto andando direttamente sull'oro un po' a macchiarlo, perché mi va bene così. Visto come viene piano piano fuori nuovamente la farfalla? Dov'è? Voilà, qua. Bene, vado avanti così, piano piano, su tutte le farfalle. Ok, dopo aver ripreso così, ombreggiando tutte le farfalle, ancora non vado a definirle, scelgo i colori con cui voglio orpellare, abbellire il mio uovetto. E patino un po' col verde e un po' con l'azzurro. Vicino ai bordi con le farfalle, se devo essere particolarmente precisa, vado col pennellino. Se no, posso divertirmi a decorare anche solo con le mani. L'importante è non andare dentro le farfalle, perché lì poi dovrò arrivare con altri colori. Ora qui potete veramente sbizzarrirvi e scegliere i colori che più preferite. Potete anche usare gli smalti per unghie, verrà ancora più laccato, o semplicemente degli acrilici diluiti, verrà semplicemente opaco, poi dovrete lucidarlo. Questi colori mi pare di averveli già recensiti, se è così vi metto il link qui dove ce l'hai col pallino. Sicuramente me li avete già visti usare e in quel caso metterò, se trovo il video anche lì, così vedete diverse applicazioni di questo tipo di colore, che è bellissimo, da queste zone, vedete, di pieno e di trasparenza, che sono stupende. Così sovrappongo e alterno i colori, bellissima, una patina tipo antichizzata, stupenda. Non so se in videocamera renda, ma dal vivo è stupenda. Adesso lascio asciugare un attimo, mi lavo le mani e dopodiché sono subito da voi. A questo punto seleziono un po' di colori acrilici. Allora, sto usando il verde veronese, il blu ceruleo della linea Max Acryl, il blu oltremare, poi ho usato della linea satinata l'Artistic, il verde smeraldo che è il numero 17, ve lo dico perché così sapete più o meno che colori. Mi serve sicuramente metterò anche il turchese e sicuramente mi serve il nero della linea Master. E comincio a creare dei toni che possano piacermi, con cui colorare appunto le mie bellissime farfalle, il bordo. Do una base scura molto tirata comunque, da cui possa uscire un po' di dorato, perché non voglio perdere comunque la doratura al di sotto, e poi via via sporcherò con vari colori. Sulla foglia metallica l'acrilico ci mette un pochino di più per essiccare, perché la foglia metallica, non assorbendo minimamente, trattiene l'umido e quindi potrete lavorare un po' di più l'acrilico. Ho sporcato con un po' di toni differenti
l'ala della mia farfalla. Adesso con un tovagliolo tampono e libero alcune parti dal colore. E ne lascio più copiose altre. Ora continuiamo bene bene su tutto. Con questo lavoro di immissione e rimozione del colore. Fino a quando non saremo soddisfatti dei toni e delle texture. Io per esempio voglio dare queste texture un po' battute, un po' anticate. Quindi subito dopo aver messo il colore lo rimuovo. Così, tamponando, senza andare in giro, tampono in loco, col fazzolettino di carta. Ne pensate? Io per adesso la lascio così, poi casomai dopo la arricchisco con qualche altro tono e passo via via alle altre farfalle. Più o meno procedo alla stessa maniera, sviluppando quelli che sono i perimetri con un colore più scuro rispetto al fondo e poi ne sviluppo anche la coloritura interna con delle macchie che vado spandendo all'interno delle ali. Definisco gli spazi con un colore scuro l'ala superiore dall'ala inferiore, così, voilà, sporco un po' il tutto, tiro via. Per adesso sto aggiungendo solamente i toni del verde e del blu, insomma mi sto riprendendo e mi sto molto tenendo fedele al fondo. Comunque, fino adesso la situazione è questa. Continuiamo. Wow, questa è una delle mie preferite, difficilissima. Perché tutte queste pallottole vorrei che rimanessero. Bene, adesso è inutile tenervi qua, io vi lascio alle foto e se volete voi alla fine sopra le farfalle mettete un bello strato di smalto per unghie trasparenti, questo le renderà ancora più lucenti. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo! Visto che bello il nostro uovo, questo è veramente prezioso, è un monile che dovete regalare solamente alle persone a cui tenete di più, in primis voi stessi. C'è da perderci un po' di tempo, c'è da stare un pochino attenti, ma alla fine il risultato è qualcosa di pregiato veramente, è un qualcosa che se volete vendere potrete anche vendere a un buon prezzo.
terzo. Mi sono ispirata a forme artistiche molto auliche, ho fatto qualcosa di più ridimensionato, ma spero che comunque sia venuto fuori un oggetto che soddisfi la vostra estetica. A me piace molto, devo essere sincera, non per autolodarmi, ma perché oggettivamente l'ho messo in camera e fa la sua bella figura. Anzi, sto per fare la coppia, anticipazione, non su Arte per Te perché è inutile, però sto per fare appunto la coppia di uova perché mi piace molto. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi uno svolazzante pollice in su e condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Per questo video ci tengo particolarmente, perché io preferisco che veicolino maggiormente i video con i contenuti a cui io tengo di più, e questo è uno di quelli. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel box informazioni troverete anche il post del blog su cui vi parlo dell'uovo e del significato simbolico di questo. Mi pare ci sia anche un video su Arte per Te, se c'è vi allego sempre il link qua sotto nel box informazioni. E basta, vi auguro la più splendida delle Pasque, vi aspetto su tutti i miei canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Buona Pasqua a tutti, e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!